Entra Bertiglia e l'Amando vince, cambia la partita. No, vabbè, non è stato merito mio, ci siamo riprese, tirate su piano piano, palla dopo palla, tutte insieme, dalla prima all'ultima. Eravamo partite male, ma sono state brave loro all'inizio a imporre un po' il loro ritmo, il primo set, e fortunatamente ci siamo riprese. Bene, ti vediamo particolarmente commossa, che cosa è successo a fine gara? Niente, Nino Bucalo mi ha fatto commuovere, niente. Cose di cuore di Nino. Questo significa che c'è un attaccamento, c'è un gruppo, c'è un ambiente che fa la differenza forse anche nei momenti difficili. Questa sera sembrava una gara compromessa nel primo set. Sì, noi sicuramente, vabbè, io lo sento particolarmente perché sono qua al quarto anno di fila e perciò gli Eagles vicini sono ovviamente come sempre una marcia in più. Il mister diceva che giocate i contratti e invece vi dovete lasciare andare perché quando fate così sapete giocare bene. Sì, è vero, noi siamo un po' contratte, però quando ci sciogliamo andiamo, bisogna sciogliersi. Bene, entri e fai 19 punti, e mi pare che qua siamo a livelli stratosferici. Mi sono morsicata un po' la lingua perché soffrivo un po' oggi. Ho dato quello che potevo. 19 punti sono una soddisfazione. Sì, ho dato il massimo, quello che potevo, e è andata bene. La situazione fisica di Bertiglia, dato che il mister non ti ha schierato dall'inizio perché ti voleva fare riposare? Sì, ho un problemino alla schiena che stiamo risolvendo.